Va bene. Ah, io ho bisogno del sano realismo, grazie mille a Vito Romaniello, di Cash e Olivati. Ciao. Ragazzi, ciao, bentornati. Ciao. Loro li conoscete già ovviamente se ci seguite nei pomeriggi del venerdì. Io ho bisogno del vostro realismo perché questa doveva essere una giornata decisiva e in un certo qual modo lo è stata, perché qualcosa si è intuito o sono solo retroscena, oppure insomma al termine di questa giornata cosa vi viene da dire? Tempo perso, parto da te Giuliano. No, non è tempo perso, si è capito chiaramente che nessun accordo è possibile col Movimento 5 Stelle, che dichiaratamente è contrario al sistema dei partiti, è contrario anche alla democrazia rappresentativa, e quindi bisognerà trovare una soluzione alternativa. Dal momento che delle elezioni, delle rielezioni in realtà hanno paura tutti, salvo Grillo, che però farebbe bene magari a temerle anche lui, perché potrebbe essergli addebitata la responsabilità di questo sfacelo, ma dal momento che questa situazione fa paura a tutti, un accordo è gioco forza. Poi sono circolate varie voci, un accordo tra il PD, Monti e la Lega, che si smarcherebbe dal PDL, perché l'altro punto fondamentale è che l'impresentabilità, anche per ragioni diciamo giudiziarie, di Berlusconi rende difficile effettivamente l'accordo principe che avrebbe configurato una grande coalizione tra PDL e PD, e quindi adesso si va a cercare un po' nelle retrovie. Che dice Daniele Cash? Ma io sono da una parte un po' deluso da questa tra virgolette nuova politica che dovrebbe imporsi, ma che in realtà dimostra di avere ancora un po' le, diciamo così, le ruggini della vecchia politica. Seguite le rincorse ai nuovi onorevoli grillini del Movimento 5 Stelle in questi giorni, che cosa ne hai pensato? Ma che alla fine secondo me vedremo che saranno la copia della vecchia politica, quindi le lauree finte, ad esempio di Marta Grande, oppure non lo so, la Parentopoli che sta per scoppiare, oggi una senatrice si è dimessa in corsa al primo giorno. E altre cose. Tu dici puzzano di vecchio. Puzzano un po' di vecchio, ho paura che in realtà tutta questa voglia di rinnovamento che noi giustamente abbiamo poi non venga accontentata poi in Parlamento, nelle istituzioni. Questo sì. Grazie a Daniele, grazie a Giuliano, buon divertimento, buona puntata per oggi, continuate a twittare.